Maniato, volevo tornare su quelle che erano state tutte le dichiarazioni dopo che non sono andato a Roma e no. Volevo dire che un sacco di amici alla famiglia mi avevano detto e dopo la partita persa con la Siviglia in Coppa e alla finale e di lasciare la Roma perché non era il caso di continuare, ma sai. Quando poi tu vedi questo tipo di ambiente laddove c'è elettrico, su sensazioni che non si possono raccontare, penso che la emotività mi ha un po' spinto per certi versi a rimanere. Sicuramente era un periodo dove se avevo già, lo sanno tutti, le offerte della nazionale portoghese e anche con delle cifre mostre. Dell'Arabia, ho offerto conveniente dall'Arabia e il cuore mi ha detto di rimanere a Roma. Sono rimasto a Roma per un periodo, poi ripeto, è successo che tante cose non sono andate per il verso giusto, ma il problema è penso che ognuno di noi deve avere dei stimoli e dare il massimo sempre. L'avevo fatto fino alla fine per la Roma, se tornassi indietro lo rifarei perché, ripeto, ho trovato un ambiente che non si può descrivere. Poi ripeto, faccio i miei auguri, complimenti a De Rossi, alla Roma, alla dirigenza della Roma e sai, futuro non si può sapere le cose come possono andare, però ripeto, mi sembrava giusto, si era parlato tanto, ritornare su questo, diciamo, tasto che per molti è stato dolente, mi sembrava, ripeto, giusto, opportuno, una forma di rispetto verso la società, i giocatori, soprattutto i tifosi, da dire quella che era la verità, il sentito personale, le sensazioni del momento e questo quanto, no, questo tutti quanti.